Benvenuti a questa diretta dal Leonardo 3 Museum di Piazza della Scala a Milano. Sullo sfondo dietro di me potete vedere la nostra ricostruzione dell'ultima cena, restaurata come doveva essere nel 1500. Ci occuperemo di Leonardo in modo un po' diverso dal solito. Parleremo infatti della serie televisiva Leonardo. Si tratta di una coproduzione internazionale guidata dalla Lux Vide, un'importante società di Roma, e la serie va in onda in prima mondiale su Rai 1. Dobbiamo dire che ha suscitato polemiche perché mescola particolari reali della vita di Leonardo con situazioni inventate, come il suo rapporto con Caterina, che in questo caso non è sua madre, ma una sua amica e modella del cui omicidio Leonardo viene accusato. E questa naturalmente è finzione. C'è chi critica dicendo che è un sacrilegio non raccontare la vita di Leonardo in modo storicamente corretto, chi critica dicendo che ha cambiato canale perché è noiosa. Chi dice che una fiction è libera di raccontare ciò che vuole, inventando qualsiasi cosa, ma che nel caso di Leonardo non ci sarebbe bisogno perché si può pescare in così tanti episodi della sua vita e della sua epoca da rendere l'invenzione superflua. C'è infine chi ama questa serie e non si cura degli elementi di fantasia. Il nostro scopo sarà quello di vedere i punti a favore di ognuna di queste tesi e in particolare anche quello di sottolineare che cosa è storicamente corretto e che cosa no. Precisiamolo, stiamo parlando di fiction, quindi lo scopo non è quello di un documentario storico, è quello di intrattenere. In inglese recitare si dice to play, che vuol dire giocare, quindi anche noi vedremo tutto con un tono leggero e senza polemica. Pensiamo poi a quanto sia difficile parlare in maniera accurata anche di fatti dei nostri tempi, quindi immaginiamo quante imprecisioni si possono introdurre parlando di qualcuno che ha vissuto qualcosa come 500 anni fa. Pertanto facciamo attenzione a distinguere tra i fatti certi, le semplici opinioni e le opinioni confortate da elementi. Tutto questo lo, lo, lo facciamo con, nostri, eh, con il nostro ospite Plinio Innocenzi e con eh, Edoardo Zanon di Leonardo 3, che si uniscono in questo momento alla, alla nostra conversazione. Buonasera Salve a tutti, buonasera. Clinio, so che è uscito oggi un tuo articolo proprio su questa, su questa serie, vuoi darci innanzitutto una, una tua piccola introduzione su, su quello che hai scritto, sul tuo pensiero? Sì, oggi per chi vuole leggere è uscito un articolo su Business Insider, proprio dedicato al mio commento sulla serie di Leonardo, una serie che dice imprecisioni, errori, ma se non avesse, il titolo non l'ho scelto io in realtà, quindi dice cioè, ma se, se gli sceneggiatori non avessero fatto questa scelta probabilmente sarebbe stato... Ancora più noioso perché forse la vita di Leonardo alla fine era una vita di uno studioso e eh, la vita intorno a lui era molto complessa. Ma la sua vita era dedicata sostanzialmente allo studio, alla pittura e anche all'intrattenimento alla corte di Ludovico il Moro. Ok, io direi di partire subito con, con un contributo, così possiamo eh, vedere e commentare. E partiamo quindi con un momento della serie. Possibile tutte queste carrucole riducono il peso? Ecco, io personalmente mi ci dirà Edoardo se ci sono degli errori tecnici, però, questa scena l'ho trovata affascinante anche perché è un momento che io avevo studiato, di cui ho letto parecchio, e vederlo raffigurato in questo modo a me personalmente è personalmente piaciuto molto. Ma la carrucola è, eh, era, era sbagliata, nel senso che questo tipo di movimentazione qui con le ruote moltiplicatrici c'è effettivamente nei manoscritti di Leonardo, ma eh, quasi sicuramente non era una delle macchine del Brunelleschi, perché Leonardo semplicemente come altri del suo periodo si limitava a riprodurre le macchine del Brunelleschi, ma non c'era una macchina di questo tipo. E, diciamo questa è già una, una prima forzatura. La seconda forzatura la si vede proprio all'inizio, questo l'aveva notato Edoardo quando si vede un disegno tecnico, e questa è una vera, diciamo, probabilmente un'assurdità. Sì, devo, devo dire, mi sentite? Sì, sì. Eh, devo dire che anche a me quest, questo tipo di scene ce ne saranno altre che ci farà vedere penso Massimiliano, anche a Milano. Sono piaciute molte, perché rendono comunque l'idea della, della grandiosità del meccanismo e dell'opera. Purtroppo in alcuni pezzi cose molto belle, affascinanti e suggestive in questa serie si affiancano a fatti meno veri. Ad esempio, il disegno che si vedeva nell'inquadratura precedente sul tavolo eh, di disegno del Verrocchio, e non era un disegno di Leonardo, era un disegno lì. Si sarebbe potuto usare, secondo me, un disegno di Leonardo. Il disegno di Leonardo disegna molti paranchi situazioni simili dove alleggerire il peso, ad esempio, per il progetto del cavallo o anche in altre situazioni. E quindi. A me la serie è piaciuta, ha creato delle emozioni, però spesso a fianco alle emozioni ci sono, mi, mi sono posto delle domande, ma perché questa scelta piuttosto che un'altra? Un Maga magari fermiamoci ai singoli alle singole cose che vediamo senza anticipare. Quindi, ecco, proprio io, pro io proprio direi che, ma... nel che nel complesso questa scena, al, al di là della correttezza tecnica, che come dice giustamente Plinio, non c'è. Eh, e, e ovviamente anche Leonardo, sicuramente non ha suggerito al Verrocchio esatto. quindi eh, questa cosa è proprio una, un artificio di, 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 di sceneggiatura. Però, nel complesso, io la prima volta che vi ho rappresentato una cosa di questo tipo, l'ho trovata, trovata, anche affascinante. Ecco, lì, anche è piaciuta sì, forse eh. siamo un 2 a 1 in questo caso. O no? <ride> sì, però devo dire che proprio: no, la scena è molto bella, devo dire, però, che contiene alcune delle inesattezze più gravi. Infatti, quando si trova lì nella bottega, non, non è visto in questa scena. Il Verrocchio dice: È un'impresa colossale perché dobbiamo mettere questa palla che ha 2,5 metri di diametro e pesa 18 tonnellate. Ecco, questa è veramente una, una stupidaggine colossale perché, ovviamente, non si usava il sistema metrico decimale, che è ancora ben lungi dal venire. E questo, come ho scritto, è pieno di, di, di inesattezze di questo tipo. che Siccome sono moltissime, nell'area in tutto lo sceneggiato. Ho detto l'effetto è come quando negli anni, anni 50-60 si vedevano le comparse con gli orologi o poi parli nello sfondo. Non si può dire mettere in bocca a uno della, una persona del 500 era, pesava 18 tonnellate, è una sciocchezza pazzesca, cioè, è una disattenzione proprio che, che mostra anche incuria da parte del, degli sceneggiatori, del curatore, ma come, come si fa a dire una cosa del genere? E' pieno, devo dire purtroppo, di queste inesattezze. E ovviamente la gente adesso c'è la, 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 adesso si stanno divertendo andando a cercare tutti questi tutte queste errori che sono anche proprio piuttosto marchiati. Anche perché sì. Plinio è un'occasione, scusa Massimiliano, un'occasione mancata, perché sarebbe stato addirittura più bello, secondo me, usare il sistema che utilizzavano allora, utilizzando uh, braccia, paragoni con animali, con, uh, con, con le dimensioni che usavano allora Sarebbe stato ancora più affascinante. Va bene, secondo me sei un po' cattivello a parlare dentro degli orologi nelle scene dei film degli anni 70-60. Perché è vero, sono delle inesattezze che, però, il grande pubblico non coglie. E si potevano evitare, alcune cose si potevano evitare. Ma andiamo avanti, vediamo, vediamo un'altra scena. A Allora, qui si apre il discorso sui personaggi. Chiaramente. Precisiamo, per chi non lo sapesse, che il, il personaggio di Caterina è assolutamente inventato, ovvero c'era una Caterina nella vita di Leonardo, ma era sua madre. E questa Caterina amica, modella, che Beh, poi viene uccisa unico. e del cui omicidio Leonardo viene accusato, è assolutamente un'invenzione di fantasia, è una fiction eh, giustificata. Eh, io trovo che il personaggio femminile nel, nel, su nel suo complesso sia credibile, sia ben recitato la, la, questa attrice 25enne. Eh, Nuova attrice. Trovo che sia, che sia molto brava. Si apre invece un discorso su Leonardo, perché eh, come lo vediamo, Leonardo è rappresentato in questo modo, rispetto al Leonardo che mi figuravo, è un Leonardo un po' troppo rozzo. Peraltro l'attore, prob probabilmente eh, pettinato e vestito in altro modo, avrebbe fatto anche un altro effetto. E poi vi devo anche dire che, oltretutto, il doppiaggio italiano peggiora la cosa. Perché sentiremo poi alla fine un contributo che ho trovato in lingua inglese. La voce di questo attore in lingua inglese è tutta un'altra cosa, e gli conferisce tutta un'altra autorità. Eh, mentre invece, secondo me, questo Leonardo è forse una delle cose più deboli, è, è sempre poi spaventato: sembra un pulcino spaventato, è sempre. Eh, e me lo raffiguro molto lontano da come doveva essere Leonardo. Ecco. Cosa sì, infatti considerano il commento che facevo oggi, eh, Leonardo era una persona che affascinava i grandi del suo tempo, cioè si metteva a conversare con i re, con i duchi, il re di Francia lo chiama alla corte solo per parlare con lui e tutte le testimonianze dell'epoca lo descrivono come una persona di grandissimo fascino, ma anche di, di modi eleganti, modi estremamente raffinati. Poi lui vestiva anche in modo molto... Molto particolare, si vestiva di rosa, cioè curava moltissimo il modo in cui si vestiva. Lì sembra un garzone rozzissimo, con le mani, addirittura c'è una scena: si vedono queste mani sporche insistite sulla scena, ed è lontanissimo probabilmente da quello che era Leonardo, che ripeto, era una persona in realtà estremamente raffinata nel modo di vestire, nel modo di parlare. Eh, era una persona abituata ai, ai grandi della terra del, del Rinascimento, quindi era veramente lontanissimo da questo. A questo modo in cui appare nella, nello sceneggiato, come hai detto tu, Massimiliano impaurito, sempre, no? Questa è una persona in realtà anche molto sicura di sé, no? Quando va dal, da Ludovico lui si vende come un grandissimo, insomma... Sì, però Plinio, eh, a me, me eh, ribadisco, ci sono delle cose che mi hanno lasciato così e delle cose che mi sono piaciute molto. Secondo me, parlando del personaggio, sono d'accordo con quello che dici tu, però hanno voluto enfatizzare un po' l'insicurezza, eh, un'insicurezza, diciamo, una fragilità che in Leonardo sicuramente c'era e la si vede anche nel disegno. Invece che sul modo di atteggiarsi con le persone, sul vestito, pensiamolo al disegno, che poi è l'unica cosa certa che ci rimane oggi. Mm. Ci sono, esistono disegni in cui si, lui si presentava al pubblico e sono disegni spettacolari magari meno importanti tecnicamente però assolutamente eh, ricchi parlo di disegni non, non di dipinti disegni tecnici pensiamo al Caramaghera i disegni con cui si esibiva a, alla gente sostanzialmente talvolta lo sappiamo benissimo anche millantando un po' il suo sapere altri però disegni la gran parte Secondo me, penso che tu sia d'accordo con me, invece leggiamo l'incertezza, il desiderio di sapere, di essere su tante cose ignorante e, e dover imparare molto. Quindi, secondo me, è vero, in queste quattro puntate di Leonardo esce questo lato un po' più insicuro, un po' più rozzo, con le mani sporche, come dite voi, un po' meno istituzionali. Ad esempio, nelle puntate di Milano, quando si sposta a Milano, lì è dav forse è davvero eccessivamente timido come personaggio. Non siete d'accordo? Sì, magari crescerà nelle prossime puntate, c'era la crescita del personaggio che da timido diventerà, mm. diventerà diverso. In, in questo momento appare. Eh, cioè, fino a, per queste quattro prime quattro puntate appare molto ripet ripeto, diverso da come ce lo figuravamo, probabilmente diverso da, da quello Ecco, c'è che... un altro punto molto controverso. Adesso entriamo un po' nel dibattito, diventerà un po' più hot. È il fatto che eh, gli sceneggiatori hanno puntato moltissimo sull'omosessualità di Leonardo. E diventa una cosa... A questo ah, Ci cioè arriveremo questo dopo, dopo, ok. E okay. eh, allora teniamoci bravo. per dopo l'argomento. Io, io le mani sporche un po' mi ci no. sono riconosciuto, perché sicuramente le sì. mani, Leonardo aveva le mani in pasta, diremmo oggi. Cioè, gli piaceva toccare fare, quindi... Eh, ma Tu usciresti con le mani sporche quando vai a trovare, vai a casa di qualcuno no a, io, a fare no, ecco, pur, pur, è... no, no, no. Pur sentendo, però poi vabbè, anche sai tutto il tema dell'igiene nel Rinascimento, vabbè, che parliamo di alta società. Eh, però no, le, le mani me le laverei. Partiamo, partiamo con un altro contributo e, e poi commentiamo. Ma lo sai che è bello, molto più bello. Ma lo sai che il tuo angelo è cento volte più bello dell'angelo di quell'altro angelo dipinto da maestro Verrocchio cento volte di più Forza! ecco qui abbiamo visto il confronto diretto tra la stessa scena come è stata raffigurata nel, nel 71 della storica serie con con Philippe Leroy e il maestro questo, questa, questa nuova serie, Aplinio dirà subito che gli piace di più quello degli anni '70. Sì, io, sì, io... Io, de io devo dire invece che a me, questa, questa rappresentazione a me è piaciuta personalmente. A me è allora, la scena, questa qui ovviamente, è una scena girata eh, ormai a distanza di 50 anni dopo, e quindi, diciamo, tutta leccatina preparata dallo sceneggiatore. Ma la figura del Verrocchio della bottega è, po è poco credibile. Mi piace più il Verrocchio bur, burbero che, era, che dice attenti con quella forgia perché mi ricorda più quella che era la bottega rinascimentale, che era appunto una bottega in cui si forgiava il ferro, si, si fondeva, c'era una fonderia, si facevano i colori, cioè si facevano tante cose, una vera e propria officina con giovani ragazzi, garzoni che giravano, poi si viveva là dentro, facevano musica. Mm, e eh, vedere questa scena così tutta eh, mi dà un'idea di, di artificio. Dopo, anche la scena in cui eh, mostrano il quadro, eh, l'annunciazione, il, il battesimo di, di Cristo, di, del Verrocchio, viene mostrato, sembra un Vernissage a New York. C'è cioè una scena veramente eh, poco credibile, molto bella per carità. Tutte le scene sono anche molto belle, ma sono per chi appena appena ha un po' di, di contezza del, del momento storico sono veramente poco credibili però ripeto stiamo parlando di una fiction quindi è un gusto personale Edoardo? Sì non ho, non ho molto da aggiungere se non che è tutto spettac spettacolarizzato anche i tempi in cui cioè, dal punto di vista tecnico eh, se ho un ripensamento su, una, su un dipinto di questa entità e sicuramente in una notte non riesco a riconfezionarlo per, per stupire un professionista come poteva essere il Verrocchio, quindi è tutto chiaramente legittimamente nel contesto di una fiction. È tutto spet spettacolarizzato. Insomma, quindi da un punto di vista va bene, dall'altro è, è soggetto a, a, a piccole critiche, chiamiamole. Non, non so come dire. Insomma. Vediamo un altro contributo. Ci sono diversi. Ecco, questa è una scena molto bella secondo me. Sì, anche secondo me. Mi sembra una scena veramente molto bella. Qui lui è curioso sui colori. E... Eh sì. E poi dà proprio l'idea della bottega in quel momento. Sì. E poi questa parte è de... Si vede il suo interesse verso il volo, che è proprio una cosa reale, anche questa raffigurazione l'ho trovata efficace. Sì, anche questa efficace. è molto affascinante, sì. Queste sono scene molto belle. Ecco, secondo me in, queste, in questo tipo di scene, il turbamento di Leonardo, il personaggio è colto bene, insomma, dall'insicurezza, le... Sì, me, no no, questo... Me, assolutamente... me, cioè, era sicuramente una persona turbata, che si poneva un sacco di domande a cui non riusciva a rispondere. E questo, ecco, queste invece oniriche, un po'... Poi, sì, sapete... anch'io, ecco... La parte onirica eh, ricorda un po' Da Vinci Demons, questa, sì, questa è una scena, sembra Brisa da sì. Da Vinci Demons. Quindi... Questa a me no, eh, tu, si scade, è un gusto personale, anche tutte le volte che si scade nell'onirico in qualsiasi cosa, a me non allontana proprio, c'è cioè un distacco dalla, dalla, dalla tensione narrativa che non, che non mi piace. Sì, e poi vabbè, sapete che sì. il tema del volo è vicino e secondo me finora il tema del volo è stato un po' bistrattato a favore della... Di quel, del, del, del lato artistico di Leonardo. Insomma, un po' manca. Sì, ecco, manca. questo un po' bra, ho bra. trovato in tutto lo sceneggiato, e questa è la parte che, che manca. Cioè, Leonardo è sempre un artista, lui passava tutta la giornata in realtà a studiare eh, le macchine, il volo, cioè, passavano tantissime ore della giornata allo studio. Nelle biblioteche a leggere libri, manoscritti e cose del genere. sarebbe noiosissimo Infatti, devo dire, se forse dovessi scegliere proprio un artista a cui fare sc sceneggiare la vita, forse non avrei scelto Leonardo, ecco. perché poi era proprio, anzi, la figura proprio dello studioso, la persona che passava gran, tantissimo tempo dedicato allo studio. Non dimentichiamo che. Ha lasciato diciamo 6.000 pagine di manoscritti, potrebbero essere 18.000, 20.000, non lo sappiamo. Quindi, immaginate il tempo che ci vuole non solo per scrivere, ma proprio per pensare. Quindi, una persona che pensava tanto eh, fino alla sera, fino a tardi, sarà lì a studiare. Quindi, allora, quando... lasciamo, lasciamo il primo episodio e passiamo al secondo episodio con una scena al secondo episodio. Sì, ti detto non... Era troppo realistico perché non gli piaceva, Americo De Ben, era già morto quando, quando il quadro. Uh, viene fatto da Leonardo e, e non solo ma uh, la famiglia Benci cioè il, il fratello di Gino e Benci è stato uno dei più grandi amici di Leonardo quando Leonardo parte per Firenze da Firenze per Milano lascia tutti i suoi, diciamo, uh, i suoi uh, piccoli averi che non poteva portare e lascia proprio a casa nel palazzo dei Benci quindi immaginatevi quanto, qualche forzatura che non ha nessun senso anzi ma potrebbe avere un senso di sceneggiatura. Eh. Sì, sceneggiatura, però magari era anche bello far vedere il fratello che funzionava. Adesso apriamo così. un tema spinoso. Apriamo un tema spinoso che è quello della, della sodomia, dell'accusa di sodomia, dell'omosessualità di Leonardo. Facciamolo prima vedendo, vedendo i contributi e poi ne parliamo. Come sempre, l'ammirazione tiene dietro l'invidia, la maldicenza. Una lettera anonima, l'8 aprile 1476. Sporge gravissima denuncia contro un gruppo di giovani fiorentini, fra cui Leonardo, al magistrato dei giudiziali di notte che vigilano sopra i buoni costumi. La denuncia in questione implica Bartolomeo di Pasquino, orafo in vacchereccia. Leonardo di Serpiero da Vinci. Quindi, per chiarirlo, questo Stacco è uno sceneggiato degli anni 70, eh, chiaramente, non è una serie nuova. L'accusa è anonima, e come tutte le accuse anonime è vile. Molto probabilmente è falsa, ma è grave, gravissima. Se confermata, prevede addirittura, a quell'epoca, una morte infamante sul rogo. Prego, se vi degnate. Prego, sedete. Ecco, io vorrei dirvi due parole a proposito del... Certo, l'alta considerazione che abbiamo tutti per ser Piero ci consiglierebbe perlomeno di soprassedere. Certo, capisco, ma bisognerebbe almeno... Procediamo? Procedete. Baccino Farsettaio, sta in orto San Michele. Leonardo Tornabuoni. Gli è un Tornabuoni, voi avete sentito, vero? Tornaboni. Non penso che la cosa farebbe piacere al Magnifico. Questo tornaboni gli è cugino, per via di donne, al Magnifico Lorenzo. Ecco, questa uh, è veramente molto. Uh, questa rappresentazione, qui, questa scena qui è veramente molto. realistica. È meglio sospendere. Sì, sì. Mi pare. È meglio. È meglio. Si sospende in attesa di accertamenti. Grazie, grazie. Si sospende in attesa di accertamenti. E intanto si stendano delle relazioni. Accertamenti, relazioni, incartamenti. Tutto viene seppellito così negli archivi. E questa accusa, su cui non si indaga per non dispiacere a Lorenzo il Magnifico con una pubblicità scandalistica? Questa accusa che rimane così a metà, mormorata da una voce anonima, sepolta dalla ipocrisia di tremebondi archivisti, brucia ancora di più il Leonardo. Ecco, adesso vediamo invece lo sceneggiato di oggi. Ok, partiamo con i vostri commenti. Vai avanti tu, Edoardo. Dai, poi vado allora. Noto che nella versione moderna è stato archiviato e in quella più datata, invece, era stato eh, sospeso il termine, era stato rinviato. Ma eh, è, un tema, è un tema delicato e anche parlarne oggi è delicato. Io credo, io mi sono fatto un'idea per quello che conosco Leonardo, che fosse abbastanza disinteressato al, alla sfera sessuale in generale, sia etero che omosessuale. Lo scrive anche in alcuni punti, dice proprio che l'atto sessuale in, te, in sé sarebbe cosa bruttissima se non fosse per la bellezza della, de, dei volti. Delle persone coinvolte. Detto questo, credo che anche, credo anche che Leonardo sarebbe stato così libero, nel caso fosse stato omosessuale nei confronti delle istituzioni della Chiesa, di non aver nessun problema a frequentare un uomo. Credo che tutta questa, questa discussione, compreso mi allargo, anche ad esempio, quando nello sceneggiato compare il sogno del nibbio, non so se Massiliano lo farai vedere. L'episodio del nibbio e della culla che Leonardo racconta nel codice atlantico. Leonardo racconta che questo nibbio si appoggiò sulla culla e, mh, invitandolo a, a studiare il volo umano. Pare che, che il volo sia, lo studio del volo sia il mio destino. Scrive questo stesso sogno è stato nei decenni passati utilizzato da Freud per psicanalizzare lo stesso Leonardo e dichiararne l'omosessualità. Tu, tutta, tutta questa faccenda, dal punto di vista di studio, per uno studioso, è una mia opinione personale, sia sul versante artistico che tecnico, ingegneristico, quello che volete, non ha nessuna rilevanza. E quindi, cioè, se mi devo attenere alle parole scritte da Leonardo, credo che ci fosse un... Un disinteresse come vi ho raccontato, poi le cronache sono le cronache, insomma i complotti cronache. Faccio fatica a orientarmi sì, Edoardo. Quello che hai detto, però, molti critici d'arte no, non sarebbero d'accordo con te perché invece su questo ci scrivono interi trattati per interpretare poi la pittura di Leonardo col senso che ha, che secondo me è scarsissimo. Insomma, poi in realtà, c'è cioè, noi almeno siamo del filone più dell'interpretazione tecnica anche della pittura di Leonardo, che diventa quasi preponderante per certi versi rispetto a questo tipo di cosa. Devo dire questa parte dell'omosessualità è stata la Ma parte... Ti, ti, scusa, ti riferisci ai dipinti infemminati, alla Maddalena, all'ultima cena, a San Giovanni? No, mi riferisco questo, no, alla, 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 alla tecnica, cioè alla luce, all'utilizzo del colore, della prospettiva, cioè tutta la sua conoscenza scientifica e tecnica che ritroviamo nella pittura eh, e senza la quale forse non ci sarebbe stata la pittura di Leonardo. Tu, ma tu comunque molto... questo col discorso dell'omosessualità. No, dicevo che eh, molt molti dei critici d'arte no, spingono su una interpretazione eh, proprio della partono da personalità di Leonardo per poi interpretare la pittura. Che è un'operazione corretta, ma insomma, eh, poi, però eh, entra in una sfera che è molto particolare. Eh, dicevo, il, mh, è la cosa forse che mi ha un po' più disturbato di tutto lo sceneggiato è stato questo a voler a tutti i costi creare questa icona e eh, in, insistere sulla parte omosessuale di Leonardo quando ah, la storia si fa con i documenti e l'unico documento che c'è è quello che è stato citato in modo sbagliato perché intanto non è stato arrestato. Era una denuncia fatta anonima a un gruppo di ragazzi molto probabilmente con l'idea di colpire i medici, tant'è che c'era uno dei cugini di, Leonardo, di Lorenzo il Magnifico, c'era un tornabuoni. Quindi l'idea era probabilmente una, una, era stata una cosa politica. Ovviamente mettere dentro gli artisti faceva sempre no, che con le voci che potevano girare poteva essere rafforzare questo tipo di accusa, eh, tant'è che viene praticamente subito diciamo sospesa o archiviata, come per l'altra cosa. Quindi questo è in realtà l'unico documento che abbiamo, quindi da qui dobbiamo partire. L'altro documento è quello di, di Carlo Pedretti, eh, che tutti sanno, il maggior studioso di Leonardo, il quale lui eh, in questo articolo racconta che eh, trova mh, questa documentazione fra gli, gli appunti di Leonardo in cui lui segnava quanto spendeva eh, per eh, i rapporti con le prostitute. Quindi diciamo, entriamo in un ambito che è veramente molto ambiguo, una personalità difficile da cogliere e insistere su questo lato mi ha dato... Cioè è stato sgradevole soprattutto alcune scene così eh, ostentate come il, a un certo punto c'è cioè il bacio in pubblico durante la rappresentazione in fronte alle due col moro fra due uomini, Leonardo e una, un attore. Ecco, una scena del genere è impensabile. Anche nel permissivo rinascimento non dimentichiamo che per le accuse, cioè scene di questo tipo, potevano comportare arrivare anche alla pena di morte. Quindi è una cosa veramente ostentata, così tirata nella sceneggiatura che l'ho trovata veramente fuori dalle righe. Questo non c'era nessun motivo di questo tipo di, di, di sottolineare questo aspetto di cui non abbiamo, in realtà, la do, ripeto: nessuna documentazione storica. Sono mille illazioni, mille cose, ma ognuno poi può vedere quello che vuole. Io la penso come Edoardo: lui sostanzialmente non era interessato al sesso. No? Lo dice, lo scrive eh, suo, come, come vedeva no? il rapporto sessuale come qualcosa di degradante, quasi. Quindi, questo è quello che rimane, però, scritto. Eh? Allora, vorrei aggiungere qualcosa io, eh, vorrei dare delle, delle informazioni, poi ognuno si fa la sua idea. Allora, intanto, chiaramente eh, in Leonardo da Vinci l'aspetto del sesso è assolutamente secondario rispetto a a alla grandezza dell'uomo, quindi che fosse o non fosse omosessuale, questo è, è veramente scarsamente interessante. Sul fronte dello sceneggiato ha un suo significato, perché se voi andate a vedere... Tutte le produzioni televisive che ci sono su tutte le piattaforme in onda, eh, ormai gli amori LGBT eh, superano gli amori tradizionali, quindi è diventata una tendenza di sceneggiatura assolutamente obbligata. Quindi che lo abbiano fatto e sottolineato e lo possono fare anche, per, anche come, come suggestione di fantasia, perché è uno sceneggiato, non, non, mi turba, non mi turba più di tanto. Andando invece sui fatti storici. Mh, Pedretti nel, uh, trova un elenco in cui sembra che venga pagata una donna, forse una prostituta, però nulla prova che sia stata pagata per Leonardo da Vinci, cioè potrebbe essere una donna delle pulizie, può essere una prostituta pagata per qualcuno della bottega, quindi questo non prova nulla. Invece vorrei un attimo che voi vi calaste nel Rinascimento, perché noi spesso pensiamo a, al passato con... Uh, i parametri che abbiamo oggi allora voi pensate, mi sono segnato i numeri perché sono veramente alti voi pensate a questi dati e poi ditemi se, cosa vuole dire secondo voi il padre di Leonardo il padre ha avuto quattro mogli e tredici figli noti voglio dire riconosciuti quindi potrebbe averne avuti anche molti di più uh, il papa nello stesso periodo della vita di Leonardo ha avuto dieci figli, anche in questo caso noti, quindi immaginiamo quelli ignoti. Ludovico il Moro ha avuto tre figli da sua moglie e nove figli da almeno altre cinque donne. Okay. Quindi cosa ci dice questo? Che era una società completamente diversa dalla nostra, cioè avere una moglie, avere le amanti, avere figli fuori dal matrimonio anche un numero considerevole di figli perché chiaramente non c'erano con contraccettivi eh, era assolutamente all'ordine del giorno quindi il solo fatto che non esista un solo figlio eh, riconosciuto di Leonardo da Vinci evidentemente eh, ci dice che lui eh, se sesso con, con, la, con, con uh, qualcuno dell'altro sesso evidentemente non lo faceva perché se no non si sarebbe magari sposato perché lui, lui stesso ha scritto che voleva essere tutto suo ma almeno un figlio eh, capitava, cioè la cosa che capitava più spesso all'epoca era avere un sacco di figli perché eh, facevano quello che facevano e avevano tanti figli tutti oltretutto Leonardo non è che vivesse in un convento o in una foresta era nelle corti, nelle corti più importanti cioè la corte di Milano era una delle corti più, più importanti d'Europa, quindi c'erano donne c'era di tutto e nulla c'è giunto delle, di queste sue relazioni quindi io, sì, mi sono fatto l'idea che probabilmente eh, tutti questi fanciullini che lo attorneavano nella, nella, nella sua bottega ci fosse qualcosa, ripeto, ma la cosa non, non mi interessa. Però questi numeri sui figli, che erano davvero una... ripeto, basta vedere il papà di Leonardo, erano davvero... si se seminavano figli come, 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 come se piovesse, ci dice, eh, ci dice qualcosa. E invece, Edoardo, tu dicevi della libertà? Assolutamente no, libertà per niente, perché eh, non dimentichiamoci che eh, già nell'inferno di Dante ci sono i sodomiti e tra il male e volge, e parliamo di secoli prima, ma... Nel Rinascimento l'uomo era al centro dell'universo, c'era la ris riscoperta dell'umanesimo, eccetera, eccetera, ma eh, la sodomia era un reato, cioè eh, il reato per il quale Leonardo viene accusato a Firenze è un reato per il quale la gente veniva messa a morte, cioè si fino, al 700, fino al 1700 i sodomiti sono stati bruciati o uccisi in, in giro per Europa, addirittura... Personalmente ho, ho fino anche ipotizzato che Leonardo possa aver lasciato Firenze, che era abbastanza severa verso la sodomia, per una più permissiva Milano. Ma, ripeto, essere sodomita all'epoca era un problema che ti poteva costare la vita. Quindi... Sì, no, sì, io sì, ho capito, ma io intendevo non come libertà pubblica, come libertà soggettiva. Leonardo è una persona che. E non accetta delle, delle imposizioni anche in quello che studia. E nel caso avesse voluto vivere quest queste emozioni, questa esperienza, lui soggettivamente non se ne, non se ne sarebbe mai privato. Però noi non possiamo saperlo, chiaramente. No, no, certo, sì, certo. no, no, non, sono tutte opinioni, opinioni nostre. Quindi ripeto, però rifletterei sul discorso del numero di figli, perché all'epoca davvero avere 10, 20. Ripeto, si parla di numeri oltre i dieci di figli riconosciuti per, per tantissime persone, fino anche per il Papa. Quindi immaginiamoci per quelli non riconosciuti, quelli, quelli occasionali, sì, quelli, eh... tu, quelli con le prostitute, cioè all'epoca c'era una quantità di, di, di figli che giravano che era una cosa incredibile. Sì, c'è anche da dire riguardo dei figli che eh, eh, nel Rinascimento, purtroppo, ma una cosa mi sono reso conto poi appunto studiando il periodo, che era una cosa molto impressionante, che. Tutti questi figli erano sempre avuti da donne diverse, perché molti di questi, il secondo e il terzo bambino, morivano di parto, si risposavano e poi succedeva così per due o tre mogli diverse: quanti eh, che morivano di parto dopo il secondo e il terzo figlio. Quindi avevano sempre in realtà mogli giovani e partorivano sempre tanti, tanti figli. Questo è uno dei motivi per cui avevano tanti figli, succede a Ludovico Il Moro, infatti, sua moglie, che eh, lui l'aveva presa così, no? Il, la, la duchessa d'Este e muore di parto al terzo figlio esattamente. E, e poi lui comunque ha tanti altri figli da tantissimi amanti, però era una cosa che succedeva purtroppo molto molto spesso, cioè molte delle donne morivano di parto. Ecco, in questo secondo me, eh, vabbè, magari lo per, le parliamo dopo, si introduce un altro tema sulla sceneggiatura perché il Rinascimento è, era un periodo davvero... Di, di costumi particolari, polisessuali eh sì. abbastanza sfrenati, ma anche di grande violenza, perché c'erano guerre, tradimenti, congiure, eh, violenze forti, molto di più di quello che fa vedere questa serie. Quindi forse la sceneggiatura è stata un po' limitata dalla, dal fatto che sia una serie studiata per comunque andare in onda su 1 in orario in, in prima serata. Ma v vediamo comunque un altro, un altro contributo che ci aiuta a andare avanti. Direi che questo tema del. del della sodomia l'abbiamo sviscerato e ognuno si, la penserà un po' come vuole, però ripeto, eh, fermiamoci ai, ai, dati, ai dati di fatto e vediamo. Edoardo? Ma la, la, la trama dell'omicidio, come potete immaginare, non è. Per niente è piaciuta, non, non ce cioè la trovo assurda quasi, però forse riserverà delle sorprese nei prossimi episodi. Nel senso, è solo un pretesto per fare questi flashback sulla vita di Leonardo, e ancora è appesa come dici tu lì a un filo. E bisognerà vedere cosa, cosa succede più avanti, certo. Questa ecco, frase che tu fai vedere adesso, secondo me, è il fulcro della nostra discussione. La ecco, io. Io, io questa frase l'ho sempre letta come un disclaimer sul fatto che eh, la serie non, non pretende di raccontare episodi reali, quindi come fiction si può permettere di fare ciò che vuole. In realtà, leggendola è un po' ambigua, perché poi dopo parla di qualsiasi somiglianza con persone viventi e eventi attuali, che è chiaramente è ridicola perché è eventi attuali, l'avrei eh, io io... chiarita, potrebbe sì. essere anche ambigua. Quindi qui una critica invece si può fare, perché io avrei proprio scritto che, che la serie è ispirata a eventi storici reali, ma... Eh, Avrei esteso anche una riga, una riga in più dicendo che comunque sì. c'è anche tanta fantasia, perché magari qualcuno potrebbe anche, anche confondersi, insomma, senza avere gli strumenti eh. per, per capire cosa è reale e cosa no. Sì, infatti, il rischio di questa serie, cioè quello che io temo, è che poi alla fine quanti conoscono veramente Leonardo da Vinci o il Rinascimento approfonditamente, credo sostanzialmente, non molte persone. Quindi, il rischio è che eh, ci sia una interpretazione sbagliata, cioè un, una percezione sbagliata di quello che. Eh, è il messaggio che arriva da questa fiction: cioè, non, non molti riescono a percepire che è completamente inventato praticamente tutto di storico, io non riesco a trovare nulla, a parte che è esistito Ludovico Il Moro, Leonardo da Vinci e Verrocchio. Cioè, questo è storico, il resto è quasi tutto inventato, ma inventato anche con delle cose che ho trovato totalmente inutili: cioè la scena in cui viene avvelenato il nipote Gian Galeazzo oh, sforza da parte dello zio. Cosa che non si sa se poi sia stato veramente ucciso dallo zio. Si dice, si vocifera eh, nel in il, il, il Rinascimento. Ma intanto, quando muore, aveva 25 anni. Non era un adolescente, si trovava tra l'altro relegato insieme alla moglie che era sposato, aveva tre figli e si trovava a Pavia. Quindi è veramente completamente inventato in modo gratuito, anzi raccontando la storia, perché la storia è molto bella del conflitto di Ludovico il Moro con il nipote e soprattutto Isabella d'Aragona che era la figlia, la principessa eh, figlia del re di Napoli eh, che sposa Gian Galeazzo Sforza e, e quello crea un, un enorme, eh, un enorme eh, scompiglio tant'è che eh, il vero duca era il nipote e lui usurpa eh, il ducato e anche quando muore comunque il nipote non è lui il duca legittimo ma è il figlio di Giangaleazzo, e quindi c'è tutta una trama per cui Isabella d'Aragona viene allontanata, diventa la duchessa di Bari. C'è un conflitto con il regno di Napoli, dichiara guerra al ducato di Milano. Una storia complicatissima, che lì diceva viene buttata via. Quindi diciamo che eh, forse era un'occasione un po' persa perché era una trama storica ancora più avvincente. cioè, Questa cosa dell'avvelenamento poteva essere. Una, una trama abbastanza agganciata alla realtà, ma molto più interessante quando Euridice morì, Orfeo andò a supplicare Ade. Ecco, per sono passato morte, alla, per farla tornare. alla terza puntata delle quattro andate in onda Ade, il dio dei morti, che è un'occasione mancata, perché io mi aspettavo eh, sinceramente che eh, venisse rappresentata la festa del paradiso che. Eh, una festa importantissima che Leonardo ha organizzato eh, per la quale ha costruito una scenografia importante e invece viene rappresentato l'Orfeo eh, chiaramente viene fatto perché non si arriva neanche alla festa del Paradiso perché in questo sceneggiato si fa morire eh, si fa morire il, il giangaleazzo prima eh, però è un peccato ecco. questa è un'occasione mancata perché sulla Festa del Paradiso con i mezzi di, di, questa, di questa serie si sarebbe potuto fare qualcosa di importante che poteva, poteva rimanere. Insomma. Non so voi cosa pensate. Sì, eh, anche nello sceneggiato precedente, quello degli anni 70, forse una delle cose più belle è una ricostruzione bellissima della Festa del Paradiso, che è appunto la festa che Leonardo, che viene considerata la festa più bella del Rinascimento, cioè qualcosa tra l'altro di cui abbiamo un resoconto dettagliatissimo. Perché alla corte Ludovico il Moro c'era un diciamo testimone d'eccezione che era l'ambasciatore eh, del eh, ducato di Ferrara e racconta dettagliatamente tutta la festa. Lo stupore di vedere queste macchine, questa rappresentazione che è stata qualcosa di unica nel Rinascimento e lì. Quando si parla di Leonardo che non fa le macchine, non fa nulla, dobbiamo ricordarci che invece lui, dal punto di vista teatrale, faceva delle macchine che richiedevano, una. una almeno stando alla descrizione, cioè questa macchina in cui si muovono tutti i pianeti, il sole, la luna, eh, con tutti i personaggi, che era una cosa di una complessità tecnica incredibile. Quindi, Leonardo e la sua bottega non dovevano aver raggiunto un grado di: eh, competenza e capacità tecnologica impressionante dimostrato proprio da queste eh, grandi rappresentazioni teatrali che faceva la corte di Ludovico il Moro. Sì, io mh, volevo dire ancora sulla frase di chiusura: che abbiamo visto prima, sono abbastanza d'accordo con Plinio, cioè direi anzi quasi completamente d'accordo con Plinio, nel senso che mh, cioè da un lato è un pregio questa, questa serie, siccome è fatta bene, ci sono tante cose buone, avvicinerà un sacco ancora più persone a Leonardo, però le persone che si avvicinano attraverso questo strumento, chiamiamolo, dovranno avere la malizia di dire, beh, vediamo cosa è successo veramente e quindi informarsi e non so quanti su quanti Massimiliano sugli 8 milioni di visitatori che, di visitatori scusa pensavo al museo di spettatori che, che ha avuto quanti hanno questa avranno questo approccio insomma questo allora, può intanto, essere un... certo intanto Plinio ha, ha citato la rappresentazione dello sceneggiato precedente degli anni 70 della festa del paradiso che possiamo vedere qui intanto dello sfondo mentre, mentre parliamo che già appunto era efficace negli anni 70. Mi, se fosse stata fatta adesso secondo me sarebbe stato qualcosa di, di, di importante e sul discorso che qualcuno oggi possa pensare che quello che vedi in uno sceneggiato che è fiction non sia fiction sia realtà eh, secondo me è un problema suo nel senso che se non ha gli strumenti per capirlo non, non sta guardando un documentario insomma Probabilmente è la, la stessa persona, tipo di persona che può essere plagiata anche dalla, dalla, da, da un'informazione di parte piuttosto che da quindi, se una eh, questa persona non ha problemi solo con Leonardo nel caso, ha problemi proprio a, a rapportarsi con la realtà. Quindi, io questo, questo fine didattico, didascalico e di, 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 di censura, tra virgolette, di, eh, sulla fiction, eh, anche su un tema così importante come Leonardo. Io non lo, non lo condivido. Ecco, eh, giusto Massimiliano, sono d'accordo, ma il problema è il confine su cui ci si muove. Cioè, deve essere proprio veramente chiaro che si tratta di una fiction, un'opera di fantasia. Ecco, eh, però, se tu scrivi alla fine, scrivi eh, ispirato. ispirato a fatti reali, e eh, stai lì, eh, mi dispiace, l'ambiguità c'è, cioè, siamo andati oltre, te lo dice, questa è un'opera di fiction. Eh, che è eh, vagamente ispirata a fatti reali, ma molto vagamente, che va benissimo. Cioè, quando io vedo eh, Da Vinci e so sicuro che è un'opera di fantasia. Non mi vengo neanche sfiorato dal dubbio che possa avere attinenza con la realtà. E qui, invece, qualcosa sì, qualcosa prendo, qualcosa no, poi in realtà è tutta un'operazione di falsificazione. Per carità, legittima, però deve essere evidente. Cioè, è muoversi su questo terreno un po' più sengaglio. Ecco, sì, volevo volevo, oh, far, volevo farvi notare se sì. eh, è una scena. Vabbè, no, non, non volevo interrompere questo. Che comunque la, la scena della, dello sceneggiato di, degli anni di, di 50 anni fa, sulla, sulla festa del paradiso, senza computer grafica, è bellissima. Non ha molto da togliere. Alle scene, eh, sì. tipo, e no, no, per quello che solo. dicevo, oggi sì. si sarebbe sì. voluto fare una cosa incredibile. Sì, mm. ma l'ho trovata quella scena io leggendo proprio il resoconto mi ci sono ritrovato, perché quasi il resoconto, cioè, ovviamente per rifarla si sono basati sul resoconto storico, ma proprio ci si ritrova, e cioè quel meccanismo, quel movimento, veramente è, lì è Leonardo, cioè lì vedi proprio la uh, cosa riuscivano a fare. Cioè, ri, quello che non vi è, che molti non, non, si, uh, non considerano è che il Rinascimento è un periodo in cui il livello di competenza, di conoscenza tecnologico era elevatissimo, altissimo, c'erano cioè, a, sì. a fare macchine complicatissime, il livello, diciamo, che chiamiamo artigianale, ma non era artigianale, la vera maestria era straordinario, soprattutto nella Lombardia, nel nord Italia, dove questo tipo di macchine, eh, non so, pensiamo agli strumenti musicali, eh, Milano era famosissima per tutte le eh, armi, per esempio, quindi il livello tecnologico era il più alto che c'era in Europa in quel momento, quindi eh, mi dispiace che non è stata colta questa, mh, questo... la festa del paradiso poteva essere un'occasione. Cambiamo argomento, parliamo del Monumento Sforza e facciamolo. Guardando un contributo che appunto, anche questo in questo caso, non è la serie in questione, ma è il film io e Leonardo. Quello con Luca Argentero eh, film del, del 2019, eh, che dimostra, secondo me, quanto sia difficile lavorare su Leonardo perché io l'ho trovato molto difficilmente fruibile questa, questa opera ho cercato, è molto onirica ho cercato di vederla più di una volta ma non, ma non ci sono riuscito e se confrontiamo questa scena con quella di questo sceneggiato io voto per un buon giudizio per il lavoro che hanno fatto eh, per, per la nuova serie sì, in questo sono assolutamente d'accordo Anch'io voto per la nuova serie sicuramente Perfetto. Questo. questo. Io, e Leonardo, io e Leonardo era il veramente un cioè, molto violento vivo. della battaglia. Ma come potrà leggersi, su due sole zampe, tutta quella massa di bronzo? Impennato non si può sostenere. Allora sarà il passo. La grande quattro volte naturale. 12 braccia in altezza. 100 tonnellate di bronzo. Io non tengo il mito degli antichi Luca Argentero ha più il physique di Roll per Leonardo, anche con questi capelli lunghi, molto curato, eh, un po' più Leonardo che ci immaginiamo. Sono dieci anni, Leonardo, dieci anni che io, il tuo signore, aspetto. Dov'è la statua per cui ti ho pagato? Questo Ludovico il Moro invece è inguardabile. No. Sì, è, è vicino probabilmente al Ludovico bella. Reale, però eh, il Ludovico della nuova serie è... Invece, invece è, in è in una in bella figure, figura in forse in migliore di quella di Leonardo guardate con i vostri occhi questa sarà l'armatura per la fusione della testa in bronzo non c'è più tempo per la gloria dei padri Sì, il è... Ludovico il Moro qui è veramente, VIII, re di veramente poco, poco credibile poco... il bronzo del cavallo servirà per i cannoni si è anche recitato Hai male però sprecata diciamo anche è discutibile il parrucchiere il eh. di competere con i grandi artefici dell'antichità si riduce in polvere sono sempre le circostanze a ostacolarti Leonardo cosa c'è nel mondo o in te stesso che ti impedisce di terminare le imprese che affronti ecco vediamo invece quella nuova Che è decisamente un'altra cosa. Sì, Anche se qui è inventato perché questa si sì, è sì, inventato, piante, però io lo trovo efficace. Cioè, il disegno del cavallo è, è, è ovviamente, non, non, non c'è questo disegno di questo tipo. Non c'è traccia. Però, si puoi pensare che potesse essere nudo padre il padre di Ludovico. Cioè. Tu mi presenti questo. Volevo che tu mi mostrassi il potere dei tuoi sogni, Leonardo da Vinci. Mi dispiace molto che non vi piaccia, Eccellenza. Abbiamo lavorato tanto per catturare ogni dettaglio. Io non voglio la realtà! Io voglio miti! Io voglio leggende! Pensi che qualcuno di noi abbia potere sulla Terra? Lo pensi? Ecco, Lo sinceramente vi... trovo invece Ludovico il Moro uno dei personaggi, il personaggio F mi è F piaciuto F di più, quello forse più azzeccato, anche se poi e magari era più lontano dalla realtà, però sì, l'ho trovato F la recitazione F più credibile, il personaggio più, più bello. No, scenario, eccellenza, vi prego, questa versione... È, è sì, eh, magari è poco rispondente alla figura italiana dell'epoca, però è... Mi ricorda un po' Trono di Spade, ma questo attore è molto credibile in questa sì. parte, molto efficace. Infatti, ripeto, mi è piaciuto di più Ludovico e il Moro con questo attore rispetto a Leonardo da Vinci. Ecco, parlando degli attori, personalmente è... Ho, mi è piaciuto molto la... il protagonista, Ludovico il Luca Moro, caso, e l'attrice di... Matilda di... De Angelis, 25 anni, trovo che sia davvero. Ho detto, davvero brava. Ho molto... ecco. Però parlando del cavallo, a me quest questa sequenza è piaciuta un sacco. Questa l'ho trovata bellissima, però questa scena, pur essendo bella, rappresenta il bene il problema perché ci fanno vedere il, il cavallo, che è una verità nella vita di Leonardo, e, però non è nella forma di Leonardo perché il disegno non c'entra niente. Ad esempio la, la maschera del cavaliere ricorda un disegno di una maschera che Leonardo disegna, eh, l'elmo, scusate. E quindi ci sono mezze verità condite con mezze non verità. E quindi questo da un lato crea piacere, dall'altro crea qualche dubbio. Chiamalo se vuoi Massimiliano didattico. Mi puoi dire che nella fiction non, non, non ha nessuna pretesa didattica, però un, un, un piccolo problema di fondo secondo me io lo vedo. Insomma, ripeto, la scena mi è piaciuta un sacco. Sai, rimane il fatto che si avvicina a un pubblico che magari non si sarebbe avvicinato prima. Ecco, volevo farvi vedere, questa invece non è la serie televisiva, è il nostro cavallo eh, nel museo Leonardo III, che dovrebbe essere, cioè il nostro cavallo, il nostro monumento sforza. Eh, questa rappresentazione dovrebbe essere più vicina a quello che Leonardo probabilmente aveva realizzato. Quindi il cavaliere non è nudo, la posa del cavallo non è quella, però insomma, anche a utilizzare una... una una figura di questo tipo ha il suo effetto. Qui abbiamo anche chiaramente rappresentato le macchine che, che sarebbero servite per realizzare questa, questa fusione. Lo ricordiamo, è, era importante perché doveva essere la fusione più grande della storia, cioè perché doveva essere tutto fuso in un'unica un colata. Uh, se Plinio vuole aggiungere qualcosa, cambiamo poi argomento. Uh, no, questo, questo, come hai detto tu, è, 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 a me, vedere il cavallo così, tra l'altro, c'è un. Uh, c'era un particolare tecnico che forse non è stato ben rappresentato, il, il cavallo anche lì mi sembra che per un certo punto dice 8 tonnellate, anche qui riparte con il sistema metrico decimale, e rappresentarlo nella dinamicità come voleva Leonardo da Vinci, eh, quindi i, i, le zampe alzate era molto complicato, proprio per problemi di, del peso, e quindi ricorre a un artificio in cui c'è una zampa alzata ma che, usa un, probabilmente un vaso come avete rappresentato voi eh, un appoggio lui lì si rifà ovviamente al monumento del Verrocchio a, a, a Venezia, il monumento è questo del Verrocchio del suo maestro, quindi anche qui se uno va a vedere i suoi disegni e quelli del Verrocchio sono molto molto simili Qui anche qui eh, l'ispirazione è evidente Ecco, adesso volevo fare una parentesi sull'ultima cena che non abbiamo ancora visto perché eh, lo sceneggiato non c'è ancora Arrivato, eh, ma eh, ho tratto delle foto di, dalle, dalle, dei trailer che ci sono stati su, sull'ultima cena e questa è l'ultima cena come viene rappresentata nella, nel nuovo, nella nuova serie. Eh, questa è la visione to totale della, della sala del refettorio di Santa Maria delle Grazie, e volevo farvi vedere: ecco, questa invece è eh, l'ultima cena che rappresentiamo noi eh, nel nostro eh, Leonardo III Museum. Come vedete eh, abbiamo restaurato come doveva essere all'epoca, cioè appena Leonardo la terminò, che come vedete era una scena coloratissima, assolutamente coloratissima. Mentre invece, eh, a me questo un pochino ha disturbato più del resto perché è una cosa su cui noi abbiamo lavorato moltissimo. Eh, far vedere la sala dell'ultima cena praticamente, ecco qui vedete il processo che abbiamo fatto, come oggi e eh, come... Eh, come poteva essere all'epoca quando eh, prima della allora, cosa è successo? Leonardo ha utilizzato una tecnica che non ha funzionato, quindi i colori hanno iniziato a degradare immediatamente. Eh, però nel 1500 era molto simile a come l'abbiamo realizzata noi: cioè con i colori vivi e con tutti i particolari che mancano. Eh, invece, nella serie hanno preso praticamente l'ultima cena di oggi, hanno ricostruito la parte centrale dove manca, eh, che oggi manca, perché era stata aperta una porta. però il dipinto è sostanzialmente quello di oggi e questo è un errore è un errore abbastanza grave se, se, se vogliamo cosa ne dite Edoardo e eh, ma la sala sicuramente era doveva essere più luminosa più luminosa simile alla nostra il dipinto qua adesso non si vede benissimo non, tu, dici, tu dici che è completamente. Io è la prima volta che la vedo questa immagine, quindi... e eh beh, vedi, mancano gli razzi, cioè praticamente è quello di oggi è tutto sporco. Cioè, mm -hmm. non, non è assolutamente dipinto, doveva essere all'epoca. Sì. Magari, vedere... magari sulla prossima serie, che, siccome le serie peraltro è andata molto bene, la Rai ha già ordinato una seconda stagione magari sulla prossima stagione la produzione ci, ci contate possiamo dare una mano su, su, certe, su certe cose non per, non per altro ma eh, anche da un punto di vista scenico se parliamo proprio della scena eh, in questo caso se avessero usato la nostra ultima cena, tutta così colorata la, la, la stanza avrebbe avuto un effetto molto più, più forte, quindi al di là del discorso sto storico eh, proprio anche per un discorso di impatto eh, avrebbe avuto molto più impatto l'ultima cena ma con tutti magari... i particolari che mancano il, il fornitore è lo stesso del ritratto della Benji. Eh, ma peraltro sì. adesso, non vorremmo del fornitore perché il fornitore, peraltro, è uno con cui noi lavoriamo, che peraltro produce per noi l'ultima cena su pietra che noi vendiamo. Quindi. Il fornitore lo sapeva anche, perché chi ha fatto i dipinti, non ultima, chi, ha, chi ha realizzato le, le ricostruzioni per questa serie, è, è un fornitore che Ha riformato. Quello che mi domando che voi insomma, siete specialisti, siete eh, designer, quindi eh, mi sarei aspettato appunto che ricorressero nella ricostruzione, proprio, delle, per esempio, dei dipinti. A delle immagini eh, digitalizzate in cui potevano essere veramente molto efficaci e di grande impatto, invece ricorrere alla, alla cosa così, alla, alla copia fatta, che poi ha l'effetto che ha, insomma, volevo anche chiudere questa cosa, eh, sempre raccontando: ma qui Edoardo devo chiedere a te, poi mm. nei commenti no, di questa cosa dell'orologio che appare. Eh, come nei film anni '70, cioè tutte queste espressioni di: sei teso come una corda di violino, eh, ecco, Edoardo. Io non credo che i violini fossero ancora così introdotti all'epoca di Leonardo, cioè, sono delle cadute di stile, alcuni errori che io veramente su una sceteggiatura così: cioè, per una fiction così costosa, così ambiziosa, che vuole essere una, diciamo, uh, 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 venduta in tutto il mondo, quindi una fiction internazionale, uh, soprattutto in quando eh, poi questa fiction viene messa in onda in Italia, dove il livello culturale degli italiani è elevatissimo, ho visto le persone si sono dedicate con grande attenzione a trovare gli errori, le imprecisioni, molte persone sono rimasti... cioè è una fiction proprio su questo ha fatto molto discutere, che è una cosa che trovo comunque estremamente positiva, però bastava avere un po' di cura in più, cioè chi lo guarda, che conosce bene il periodo, o appena bene diciamo... Accorge di certi errori che sono veramente grossolani e, insomma, sono sarebbe, stato, sarebbe stato più corretto e anche più bello per dire sei teso come una corda di liuto che era uno strumento assolutamente in voga e utilizzatissimo e che peraltro utilizzano nella serie lo utilizzano sì. più di una volta. Perché se Leonardo suonava la viola da braccio, che era diciamo... la viola da braccio. Sì. Però... sì. allora stiamo avvicinandoci alla fine perché gli episodi eh, sono solo. No, no, no. siamo a metà della serie non sono ancora in onda tutti eh, ho trovato un riassunto di errore di, di errore ciò che è sbagliato ciò che non lo è su sky che potremmo utilizzare per vedere se abbiamo parlato di tutto o, o, o abbiamo dimenticato qualcosa quindi lo usiamo un po come, come riassunto anche noi e vediamo se ci dà qualcosa in più o meno intanto come dicevi tu, Plinio, questa serie ha un budget abbastanza alto perché è costato 30 milioni di euro. Quindi siamo quasi a 3 milioni, a, circa, a oltre 3 milioni di episodi. Che non è poco. Ecco qui dice che Leonardo nacque davvero da un amore legittimo tra, tra Piero da Vinci e Caterina. Che Caterina in questo caso è la madre. Davvero andò a lavorare alla bottega del Verrocchio. Vabbè, qui siamo proprio al minimo sindacale. Sì, eh, siamo sindacale. sindacale Io vero. dire se falsifichi pure questo. L'accusa di omicidio è un'invenzione, come chiaramente abbiamo, abbiamo già avuto modo di, di dire. Caterina, la brava Matilda De Angelis, non è mai esistita. Caterina la Cremona, non Caterina la mamma. E anche questa cosa, il rapporto col esatto. padre non, non risulta affatto che fosse conflittuale. No, anzi, anzi. il padre l'ho aiutato in tutti i modi quando era a Firenze, si esatto, esatto. le commesse. combezze. De Benci eh, era già morto, è una cosa che hai sottolineato anche tu. Ludovico il Moro non si recò a Firenze, ci fu un ingresso a Firenze ma non era di Ludovico, era del predecessore di Ludovico, del duca precedente di Milano, del padre di Ludovico. Francesco sforza. Esatto. Ed è forse anche un momento in cui Leonardo decide poi di andare, di andare a Milano. Ecco, ringraziamo Sky per, per, questo, per questo contributo. E avete altro da aggiungere? Beh, vorrei vedere. Adesso aspetto con curiosità le prossime puntate fin dove, eh, quando, vedere se appunto Leonardo è colpevole o no di questo omicidio. E siccome sappiamo che verrà assolto tutto sommato anche la tensione, diciamo, della fiction su, tirando fuori questo artificio, mi sono un po', un po tirata. Ecco. io ci tenevo a dire allora che, intanto, questa produzione è, è fatta da una casa di produzione importantissima. Perché questa Lux Vide è una casa di produzione eh, fondata da uh, Ettore Bernabei, che è stato il direttore della Rai dal 61 al 74. Quindi, peraltro, ha diretto la Rai proprio anche nell'epoca in cui è stato fatto quello sceneggiato, con, con, con Philippe Leroy. E oggi è diretta dai, dai figli Matilde e Luca e è una casa di produzione che fa tantissimo per la Rai fa tantissimo, è la casa per, di produzione leader in Italia nell'ambito nell dei sceneggiati ma questa è proprio una produzione internazionale perché regista sceneggiatori sono, sono, sono stranieri eh, il, film, il film lo sceneggiato è stato girato esso stesso in lingua, in lingua inglese quindi è doppiato in italiano ma nasce in lingua inglese e andrà in onda su in Inghilterra su Amazon eh, c'è il coinvolgimento di Sony con la distribuzione mondiale, eh, una coproduzione con la Spagna, insomma è, è una produzione importante, eh, ha delle cose bellissime, come abbiamo visto, ha dei momenti bellissimi, ha delle bellissime scenografie, bellissimi costumi, bellissima fotografia. È un po' un'occasione sprecata perché, secondo me, con una sceneggiatura scritta meglio, eh, si sarebbe potuto soddisfare tutti. Cioè, non, si sarebbe potuto essere più aderenti alla storia, si sarebbe potuto usare anche di più. Perché il Rinascimento era un periodo anche di, violen di grande violenza, e quindi si sarebbero potute fare davvero delle scene alla Trono di Spade o alla Breaking Bad eh, per introdurre un po' di realismo. Probabilmente questo sarebbe andato in conflitto con una emissione in prima serata su Rai 1 quindi hanno dovuto contemperare vari, vari, vari elementi okay. eh, però mh, avessimo davvero fatto un prodotto scritto meglio con una tensione narrativa diversa avrebbe forse avuto ancora più successo al Mondiale magari si doveva rinunciare all'emissione all in prima serata alle 21.15 su Rai 1 eh, continuo a confidare chissà che nella seconda serie magari andiamo alle 22.30 invece che alle 21:30 su, su Rai 1 e, e magari introduciamo qualcosa di più, anche di più forte, di più... Eh, cioè si può fare una serie ancora più forte, ancora più, eh, con più presa sul pubblico, eh, anche andando più su, con maggiore aderenza su quello che Leonardo ha fatto, perché sì, è vero che studiava tantissimo, ma intorno a lui succedeva di tutto, è stata una vita... Travagliatissima, Leonardo poi lascia come ben sapete Milano viene conquistata dai francesi e Leonardo poi va a lavorare per i francesi. Lo stesso Cesare Borgia che entra, che era, che era spietatissimo, entra a Milano eh, per conto dei francesi e conquista Milano. Sarà poi colui per il quale Leonardo lavorerà per un anno come ingegnere militare. Quindi se ne possono raccontare di tutti, di, di tutti i colori. Quindi se mi pare che la, Massimiliano la seconda serie sarà ambientata a Roma, vero? Mi dicono sembra. così un po' mi spaventa sì. perché sì, no, a Roma, perché a Roma è proprio il periodo in cui non esatto. succede nulla nella esatto. vita di Leonardo e quindi dovranno di... inventare davvero sì, tantissimo sono curioso di capire che si inventeranno C è un periodo in cui lui si annoia racconta che si annoiava a Roma quindi figurarsi che cosa saranno capaci di tirare fuori a questo punto magari quindi, gli sco sconterà la pena a, a Roma a Castel Sant'Angelo sarà lì a questo punto verrà <ride> come minimo incarcerato a Castel Sant'Angelo ci tenevo adesso in conclusione a farvi sentire il trailer originale in lingua inglese, perché adesso sì. confortatemi anche voi se, se, se mi sbaglio. Secondo sì, me. In... Una, delle cose eh, una delle cose brutte, Massimiliano, è nella versione italiana del doppiaggio, perché si vede sì. che, che, non è, che, che, che è un doppiaggio non è la lingua originale, quindi c'è sempre quel risultato. Esatto. Il personaggio, Leonardo, secondo me seppure con questi limiti che abbiamo visto nella sua essere così fragile, troppo fragile sempre o così spettinato, così, col, così sporco, con la voce dell'attore originale, secondo me guadagna almeno un 30-40%. Ascoltiamolo. You are Leonardo da Vinci. Yes. yes, sir. I'm told you are exceptional gift. But the quality of your work on the button of Christ exceeds the rock itself. No, I'm... I'm a mere apprentice. What is the most noble endeavor mankind can pursue? The study of plants, the endless complexities of the natural world. The design of buildings with which to worship God. I don't draw like the others do. You don't talk much like them either. One discipline surpasses all others. My art is the noblest endeavor. There's nothing more important to you than your work, do you admit it? I need a great mind, like yours. You want me to play God? I'm offering you the greatest canvas you've ever painted. Some are taking bets. What kind of bets? That you'll never finish it. This portrait will live beyond you. How would you like to be remembered? It's incredible. He awoke feelings in me, feelings I did not have. You are under arrest. Tell me about this woman, Katerina de Cremona. They say you poisoned her. There must be a traitor, if there is, we'll find him. Do you wish to hang? i've made you into a god leonardo you cannot forsake me i want myths and legends only art can take the pain and suffering of our lives and turn it into beauty Ecco, non so se concordate, io trovo che le voci di Aiden Turner e di Matilda De Angelis, la versione inglese, siano bellissime. Sì, eh, però proprio questo trailer conferma che si tratta di un eh, lavoro preparato, diciamo, a tavolino, a freddo, per un'operazione commerciale per il pubblico internazionale. Quindi a questo punto proprio questo trailer fa pendere il mio giudizio sul molto negativo ma sai, i prodotti eh, devono vendere eh, non, è, eh, non è che eh, non eh, sono fatti non è che no, sono no, fatti ma certo, per no, chiaro, è chiaro, però uh, devo dire che a questo punto sono queste operazioni in cui tutto uh, è studiato per uh, piacere il pubblico ed è un tipo Beh, di operazione sì. che a me piacciono però cioè, alcune fiction, cioè, ho visto Game of Thrones, ma non avevo dubbi che era quindi più cose inventavano però non c'era veramente nessun bisogno di, di utilizzare Leonardo Tutte queste falsificazioni storiche studiate apposta per il pubblico, per catturare l'attenzione del pubblico eh, internazionale, quindi eh, vendendo qualcosa, anche so, l'immagine del Rinascimento, come se la immagina negli Stati Uniti o a Londra, forse eh, il Rinascimento era l'epoca in cui abbiamo reinventato la scienza e la tecnologia, diciamo, inventato come italiani, e invece viene fuori sempre questa cosa del. No, vabbè, io, mh, questo. È per ora è così. Vediamo le prossime puntate. Edoardo? Sì, vista qui, come questa chiave di lettura di Plinio sembra un po' una, una, un Down Brown 2, no? cioè, una speculazione sul personaggio di Leonardo. <ride> e Ridico quello che ho detto prima: siccome di Leonardo, comunque conosciamo tanto, cioè, noi tra di noi, un po' addetti ai lavori, discutiamo spesso, cioè, ci scorniamo per ore sulla validità, veridicità, delle testimonianze vere che ci sono, storiche, no, questa non vale qui, è proprio nella pura fantasia, eh, col fine so, sostanzialmente è speculativo, ma è un'operazione che sappiamo su Leonardo è stata fatta tante volte, anche in passato, anzi direi, direi sostanzialmente sempre da pochi anni dopo la sua morte, fino ai giorni nostri, quindi probabilmente non sarà neanche l'ultima, immagino. Beh, ripeto, eh, analizziamo sempre il prodotto, nel senso, eh, nessuno produce una serie televisiva perché non piace al pubblico o perché non venga venduta. Cioè, il fine è quello. Cioè, non è che viene fatta come operazione storica o, o scientifica o di documentario. Quindi eh, non confondiamo i piani. Quindi nel, nel, nel complesso con i suoi errori, io eh, ritengo positivo più positivo che questa serie sia stata fatta piuttosto che non sia stata fatta. Perché in tutti questi anni questi grandi esempi di, di altre serie eccellenti su Leonardo non se ne sono viste. Attendiamo, come ben sapete, il film eh, di, di Leonardo Di Caprio. Perché come sapete, eh, Leonardo Di Caprio ha acquistato i, i diritti della, del famoso libro su Leonardo, che, che è best seller mondiale, ha speso 10 milioni di euro per quei diritti e sta scrivendo la sceneggiatura. Il, lo sceneggiatura di grandi cose come il Gladiatore, eh, Skyfall, ha scritto davvero tantissime cose, quindi una sceneggiatura su Leonardo scritta partendo da quel libro che comunque è una raccolta eh, scientificamente corretta di tutti i fatti reali della vita di Leonardo sarà qualcosa di, di impressionante. Con, con Leonardo da Vinci, peraltro, fatto da Leonardo di Caprio, quindi vediamo cosa succederà. Se non avete altro da aggiungere... A eh, parte salutare eh, tutti e ringraziare per la pazienza, per il sentito. speriamo che si siano anche divertiti insomma, in questo dibattito, in questo vedere Leonardo così divisezionato in tutte le sue diverse eh, caratteristiche. Come italiano, comunque, sono anche un... più orgoglioso che non orgoglioso che sia stata fatta una serie, magari che riusciremo a vendere... A vendere nel mondo perché comunque c'è tanta Italia dentro questa serie ripeto confidiamo che magari si possa fare meglio se non nei prossimi episodi nella prossima stagione ma comunque anche se non si farà meglio eh, è, già, è già bello che, che ci sia stato questo io ringrazio tutti per per averci fatto compagnia in questa analisi che è un misto di gioco e analisi, realtà, finzione, insomma, abbiamo visto un po' tutto e vi do appuntamento quando ci sarà la nostra prossima eh, diretta dal Leonardo III Museum Il Mondo di Leonardo in Piazza della Scala a Milano, che speriamo di poter riaprire anche al pubblico al più presto. Grazie a tutti, a presto. Saluti a tutti. Saluti.